Credo che sia abbastanza semplice, sia sotto gli occhi di tutti questo aspetto. Questo discende da chi siamo, da chi è Estre. Però prima di questo permettetevi, di salutarvi, dato che sono a rappresentare il soggetto promotore di questa, iniziativa, quindi a ringraziarvi, a darvi un buongiorno, ben arrivati a tutte le istituzioni. Alle istituzioni scolastiche, a voi giovani che siete l'asse portante della nostra attività. Mi presento, sono Roberto Banchetti, sono un ingegnere, ho fatto il progettista, il direttore lavori, il direttore tecnico, il direttore commerciale, amministratore di società, insomma. Questo in passato, in questo momento, come è stato detto precedentemente, faccio il presidente di Estra, cioè il presidente di una holding, diciamo guido, coordino, amministro un insieme di numerose società, varie decine di società, che sono nel settore dell'economia verde, della green economy. Quindi, un compito particolarmente importante e a noi piaceva e è piaciuto organizzare questo convegno di oggi per parlare di quello che aziende come Estra e aziende come Estra devono fare e possono fare per aiutare le nuove generazioni. Questo è il tema fondante dell'impegno di oggi e l'ho presa alla larga, ma vi tranquillizzo, parlerò 10-12 minuti al massimo perché gli interventi previsti nella giornata sono numerosi e si entrerà nel dettaglio di questo progetto con una puntualità certamente maggiore che quella che posso permettermi in un intervento introduttivo. Dicevo che sono il presidente di Estra, quindi un po' una presentazione dell'azienda credo che sia doveroso. Estra è presente in molti settori che possono in qualche modo essere raggruppati in quello che ho detto precedentemente. Maestro di fatto svolge le seguenti attività: vendita del gas, vendita dell'energia elettrica, distribuzione del gas, cioè gestisce e realizza reti e impianti dove il gas passa per raggiungere le aziende, per raggiungere le nostre case. Pensate che nelle nostre reti abbiamo oltre 6.000 km di reti di gas, abbiamo oltre 600.000 clienti. Clienti non vuol dire persone, anzi vuol dire famiglie, vuol dire aziende, quindi milioni di italiani hanno l'energia fornita da Estra. Quindi dicevo, gestiamo reti, vendiamo energia elettrica, questo lo facciamo in tutta Italia. Anche nelle isole per dare un senso, così come in Nord Italia. E siamo partiti da questa parte centrale e orientale della Toscana. Estra nasce nel 2010, quindi è un'azienda giovane, è un'azienda in fase di forte espansione, è un'azienda innovativa, è un'azienda attenta a tutto quello che la tecnologia ci può dare. Ha intenzione di crescere, noi ipotizziamo di andare in borsa l'anno prossimo, credo che sarà l'anno 2016 nel quale accederemo alla borsa, quindi abbiamo delle grandi prospettive, ma veniamo da lontano, perché noi veniamo dalle aziende che hanno fatto la metanizzazione negli anni 70. E siamo frutto di aggregazioni di aziende che hanno nella loro storia una presenza e un radicamento molto forte nei territori. Oltretutto, siamo azienda la cui proprietà è quasi totalmente ad oggi, almeno fino a quando non andremo in borsa, nelle mani degli enti locali. Quindi, da un lato, un'azienda che guarda avanti, che cresce, che nell'arco di 3-4 anni è passata da 400 a 700 e passa milioni di euro di fatturato, dall'altra un profondo radicamento ai nostri territori, alle famiglie, ai giovani, alle imprese. E beh, da qui è chiaro che non può che discenderne una nostra,
esigenza, quasi che lo sentiamo come bisogno noi, quello di dare risposta, di aiutare i nostri territori a crescere, di aiutare i nostri territori ad avere giovani più qualificati, ad avere quindi e a costruire e aiutare un rapporto fra l'istituzione scolastica, il mondo del lavoro e i nostri giovani in un circuito virtuoso che credo possa dare delle risposte importanti per quanto riguarda la formazione e per quanto riguarda quindi le risposte che voi tutti, noi tutti possiamo dare nel settore della green economy. Perché vedete, si parlava prima di green job. La Commissione europea ci dà dei dati che sono decisamente allarmanti. Ci sono in Europa 20 milioni di persone che lavorano nel settore della sostenibilità ambientale. Ci sono in Italia 372.000 aziende che lavorano e operano in questo settore. E questo ovviamente non è l'elemento allarmante. L'elemento allarmante viene che questo settore è in crescita. Questo settore immette sul mercato una richiesta di giovani con qualità, con qualificazione, con competenze. Ma a questa richiesta di giovani qualificati con competenze non c'è una risposta, c'è una carenza di risposta da parte dell'universo giovanile di personale qualificato. Questa è la contraddizione di fondo. È in questa contraddizione che Estra e altre aziende come Estra si inseriscono, cioè quella di dare il proprio contributo affinché il processo formativo, la missione formativa che l'istituzione scolastica ha come compito finale venga sostenuto dal mondo delle aziende, dal mondo che ha a cuore l'interesse dell'economia da un lato e dei giovani. Insomma, in buona sostanza, diamo delle risposte ai giovani e li aiutiamo a crescere qualificandone la competenza da un lato, ma diamo delle risposte anche alle imprese se riusciamo a far crescere dei giovani che hanno le competenze per dare le risposte e andare a occupare posti e portare innovazione all'interno delle aziende stesse. Da qui il ruolo dell'impresa, secondo noi, il ruolo di Estra, il ruolo dell'impresa, quella di sostenere, valorizzare le sinergie fra mondo del lavoro e scuola. Quindi Estra si muove in questa direzione, ma questa che andiamo a presentare oggi non è la prima iniziativa. In qualche modo ripercorre, ne è la conseguenza logica di altre iniziative che noi abbiamo. Ne dico una che è famosa, anche se col mondo del lavoro non ha una interconnessione diretta, che è energicamente. Noi, ormai da molti anni, una decina d'anni, andiamo a fare nelle scuole, quinto anno delle scuole elementari, uso la vecchia dizione che mi è più abituale e cara come termini scolastici delle istituzioni scolastiche, e il primo, secondo e terzo anno delle scuole medie facciamo dei momenti di incontro con tantissime classi, circa 100 classi all'anno. Ormai ci siamo allargati, lo facciamo in tutta l'Italia centrale, con momenti di incontro, di formazione, di crescita nel settore delle conoscenze e competenze nel settore ambientale, del risparmio energetico, e attraverso i nostri ragazzi, i nostri adolescenti, in alcuni casi, portiamo nelle famiglie delle competenze. Bene, quello lo facciamo da tanti anni. Da questo rapporto, che è il mondo dell'azienda, col mondo dell'ambiente, la crescita e la competenza e la crescita delle conoscenze di noi giovani, il passaggio successivo è quello del rapporto con la scuola in una fase degli istituti superiori. E su questo noi facciamo, in verità, come tante aziende, degli stage. Noi abbiamo, ad esempio, la nostra società della distribuzione, cioè quella che realizza le reti, gli impianti, li segue, ne fa la manutenzione ordinaria, straordinaria, la società, dicevo, si chiama Centria,
che fa degli stage e ha delle convenzioni con una serie di istituti. I ragazzi vengono in azienda, ma seguono anche gli operatori che vanno in cantiere, gli operatori che vanno a seguire, a verificare l'andamento degli impianti, la loro manutenzione, e poi tornano anche in azienda, fanno anche un lavoro d'ufficio, e quindi hanno anche l'altra parte dell'attività che viene svolta dalla nostra società, e quindi vedono sia sul campo sia a tavolino questo mondo. Abbiamo un'altra società del gruppo, Estraclima, che è nel settore delle rinnovabili, che ha delle convenzioni, dei rapporti anche con i docenti, per una crescita continua che si alimenta nel rapporto scuola, lavoro, azienda. Abbiamo nel settore appunto delle rinnovabili e del risparmio energetico, forniamo materiale didattico, sussidi didattici, organizziamo workshop, convegni. A questo aggiungiamo che abbiamo collaborato, dato un contributo serio, anche alla realizzazione dentro degli istituti tecnici dei laboratori nel settore delle rinnovabili. Questo è un settore nel quale abbiamo una serie di società, anche se non è il nostro settore principale, ma il settore delle energie rinnovabili è un settore nel quale lavoriamo. Abbiamo numerosi impianti fotovoltaici in Sicilia, Puglia, Toscana. Abbiamo alcuni interventi e autorizzazioni nell'eolico, nell'idroelettrico. Quindi anche su questa esperienza cerchiamo di trasferirla attraverso un rapporto con gli istituti scolastici. Però devo dire la verità, queste cose che vi ho detto, tolto l'originalità del progetto energicamente, che ormai con le ultime edizioni ha una serie di concorsi, di attività, di momenti ludici che coinvolgono tutta la nazione, sono cose che vengono realizzate anche da altre aziende. Non abbiamo certo la primogenitura di questo tipo di attività. Crediamo che sia importante, ma non abbiamo la primogenitura. Extraresse è un'altra cosa. Extraresse, il progetto di cui stamani vi parleranno nel dettaglio alcuni dei miei collaboratori che hanno lavorato per la loro realizzazione. Extraresse è un'altra cosa, sinceramente. Al di là degli anglicismi o degli acronimi, questo è un progetto, e è più chiaro in questo, si capisce, di mobilità transnazionale. Cioè, al di là del percorso del fare lo stage in azienda, questo è un percorso ulteriore. Perché? Perché noi mettiamo insieme i giovani, l'innovazione, la green economy e, come diceva il moderatore precedentemente, mandiamo 105 dei nostri giovani, dei nostri studenti, 18-21 anni, per 2 mesi in varie nazioni europee, 2 mesi, in aziende nel settore del green economy, in laboratori, in istituti, a fare un'esperienza che, secondo me ha un grande valore aggiunto. Sì, da un lato è vero, ci sarà il riconoscimento col certificato Europass Mobility, però oltre al percorso di formazione linguistica, io credo che sia un'ulteriore grande esperienza qualificante per i nostri giovani, perché è anche un'esperienza fortemente, fortemente importante come crescita personale. Quindi, in conclusione, si parlava delle aziende al fianco delle istituzioni. Extra è sicuramente al fianco delle istituzioni. Essere al fianco della regione, perché delle regioni. Ricordiamo che questo progetto che presentiamo oggi di Extrares è un progetto che segue la prima esperienza che abbiamo fatto con la regione toscana nel 2011. Quindi all'avanguardia allora, oggi ampliamo perché coinvolgiamo altre regioni toscane in questo progetto. Quindi dicevo, siamo al fianco delle istituzioni di regione. Siamo a fianco ovviamente delle istituzioni scolastiche, siamo a fianco delle istituzioni nazionali e anche europee con questo progetto. Extra quindi c'è, ma continuerà ad esserci,
perché noi saremo, questo è un nostro obiettivo, sempre al fianco delle istituzioni per il futuro dei giovani, per il futuro di voi giovani. Quindi avanti con questa esperienza. Io ho avuto modo di sentire molti di questi giovani quando sono tornati anche nel 2011 e la risposta è stata decisamente positiva e ricordo alcune esperienze nelle quali si evinceva che la crescita di competenze che questi giovani avevano avuto, la crescita e la maturazione personale gli faceva ottenere dei risultati nei colloqui di lavoro decisamente ottimi. Ci sono ovviamente, come sapete, dei risultati statistici che danno al 58% i giovani, a fronte di un 52% i giovani che ottengono il lavoro durante il primo anno dopo la fine della loro esperienza negli istituti superiori. Quindi il fatto di aver fatto degli stage e di quindi un rapporto scuola-lavoro importante è decisamente positivo, l'esperienza extra-RES che li porta a fare questa esperienza all'estero credo che sia davvero un valore aggiunto. Grazie.